La fase di preparazione di questo film inizia nel primo inverno dell'anno 1981. È comunque nella primavera del 1982 che mi presento al conte Clemente Cantoni Marca di Rosa, discendente di Maria Crocifissa di Rosa, canonizzata nell'anno 1954. Clemente di Rosa è lieto di mettersi a disposizione della produzione quale consulente per la parte storico-familiare. Afferma che potremo fruire dell'archivio familiare risalente al XV secolo. Le notizie, le prime di questa conversazione, si aggiungono ad altre già acquisite in altri ambienti precedentemente. Clemente, che ha lo stesso nome del padre della santa, mi mostra l'orologio a lui appartenuto. Porta impresso sul dorso lo stemma di famiglia. Un piccolo gioiello. Non il solo fra gli oli, i damaschi, i lampadari, i mobili pregiati, gli stucchi, gli ori di una casa sontuosa, qual era quella in cui aprì gli occhi alla luce la protagonista di una vicenda che si innesta, per gran parte, in quella prima metà dell'Ottocento, in cui l'esempio di questa donna assume una dimensione umanitaria e sociale di sensibile portata. Non sono pochi i ricordi, le testimonianze presenti in questi saloni che smemorizzano l'oggi fondendosi di colpo con il passato, la sua patina, le sue vibrazioni. Se qui dentro sono raccolti i cimeli e le testimonianze fra cui visse Paola di Rosa, il palazzo in cui nacque è altrove, sempre a Brescia, in via Gramsci, chiamata allora Strada Larga. Lo ricorda una lapide posta sulla facciata del palazzo. Il porticato poggia su colonne, certo ricavate dalle vicine cave di Botticino. Svoltato l'angolo della strada, accanto alla casa generalizia delle Ancelle della Carità, è una cappella. Qui due suore ristanno in adorazione, alternandosi con altre in continuità di tempo. Monsignor Luigi Fossati, morto nell'ottobre dell'anno 1982, è fra i biografi forse il più documentato ed approfondito. Il regista ha avuto più volte con lui uno scambio di idee e di pensieri, atti ad assicurare allo sceneggiato una visione ampia e particolareggiata. Le parole attinte ai testi del Fossati ed integrate ex novo da altre e le stesse espressioni riportate di Paola e di Don Pinzoni costituiscono il supporto della vicenda in immagini. L'equipe legata a questa fase ha consultato testi, documenti, lettere e scritti autografi. L'opera di ricerca è stata lunga ed elaborata nell'intento di acquisire elementi di accertata autenticità. Varati i testi e i dialoghi, si è fatto ricorso a un'illustre consulenza religiosa. Monsignor Enrico Galbiati, dottore presso la Biblioteca Ambrosiana in Milano, uomo di attenti studi umanistici e dottrinari, ha posto la sigla ai testi. La realizzazione ha preso così il via.
Anno 1850. Il 13 febbraio, sera. Non una voce, un suono fra gli spazi del Palazzo di Rosa a Brescia. Oggi è morto il Cavalier Clemente, uomo equo, cittadino integerrimo, filantropo. Una vita funestata da giorni luttuosi, la scomparsa della moglie, figli persi in tenera età, altri nell'adolescenza o nella piena giovinezza. Un'ombra inesorabile si è addensata su queste stanze ora mute. Il letto di Clemente. L'ultima finestra, rimasta accesa. Eppure, un tempo la casa era una festa di luci. Risuonava delle voci degli adulti, degli strilli dei più piccoli. Un'atmosfera lieta, spumeggiante, attorno a lui, Clemente di Rosa. Sono Clemente di Rosa. Provengo da una famiglia patrizia di antica origine. La mia casata discende da Giovanni Pietro, vissuto nella seconda metà del 400. Ho quasi 40 anni, quando convolo a nozze con Camilla dei Conti Albani, dichiarati nobili romani ed aggregati all'ordine senatoriale. I Conti Albani hanno estesi possedimenti ad Albano, in provincia di Bergamo, e villa di campagna a Zanica, di cui è capoluogo la stessa città. Da questa unione felice nascono 9 figli, tra cui Paolina. La mia Paolina viene alla luce in una rigida giornata invernale del 1813. È Paolina che ride. Me la ricordo all'età di 6-7 anni, vivace, sì, anche ostinata, con i segni in embrione di un temperamento volitivo, fiero, e tanto buona e generosa fin da allora, e umile. È sempre stata di salute cagionevole la mia Camilla. Ore e ore, giornate, passate in poltrona. Una salute che andava franando di giorno in giorno, inesorabilmente. Non si è mai lagnata della propria infermità, povera, fragile Camilla. Una grande fortezza dentro, amore e sacrificio per la sua famiglia. Sì, non preoccuparti, caro. Mamma, perché? Oh, Paolina, sei sempre attenta. Tu, grazie, cara. Ma va a giocare ora. Ah, si sacrifica veramente troppo, signora. Non vuole più uscire. E diventa sempre più pallida, davvero. Ha bisogno di prendere aria. Su, vieni via, Paolina, adesso. Lascia in pace. Vai a giocare, Paolina. Vieni. Andiamo, tesoro. Vai. Paolina ben sapeva che presso il cancello del portone d'ingresso spesso sostava un mendicante. Le piaceva incontrarlo, sentirlo parlare, vederlo. Era quella un'epoca che poneva un abisso tra ricco e povero, tra borghese e proletario. Paolina, blasonata e ricca, già anticipava per propensione il discorso umano e sociale
che poi avrebbe portato avanti per tutta la sua vita. Buongiorno, signorina Paolina. Ciao. Stai bene? Sì. Sono giorni che non ti vedo. Cosa hai avuto? Niente. Sei stata ammalata, forse? Sei stata brava con la mamma? Sai, ti vedo sempre volentieri. Oh, anche... Allora, ci vediamo presto, eh? Ciao, Paolina. No. Su, fai la brava. No, non voglio. Lo faremo dopo. Non riesco più a pedinarla come si deve. Tutte le volte mi scappa via. E non c'è verso che io possa convincerla. È una disperazione, signora. Ah, Paolina, ascoltami. Sì, brava. Perché non ti lasci pettinare? Mm. Devi lasciar farmelo, prometti? Prometti che ti lascerai pettinare adesso. È solo per essere un po' in ordine, bambina mia. No, no e no. Ascoltami, vieni qui dalla tua mamma, tesoro. Non è motivo di vanità questo. Fallo per amore della tua mamma. Va bene, ascolta, cara. La fragile salute di Camilla le concedeva a volte di alzarsi dal letto, alimentando così le speranze di un miglioramento. Ma l'implacabile malattia, spettro di quell'epoca, la lasciava tosto affranta e forse senza più speranza. Clemente le era spesso vicino. A volte un testo, forse dei Sepolcri di Ugo Foscolo, che vide nella stessa città la luce con la prima edizione dell'opera, dava un poco di sollievo alla malata. In tal modo Clemente la confortava, rincuorandola. Scrive il Fossati: la malata, che cura con tenerezza infinita, è la sua mamma. La nobile signora spesso doveva restare a letto. Allora la sua piccola non si staccava più da lei. Sono passati alcuni anni. La salute di Camilla è peggiorata. Le speranze di una guarigione si sono quasi del tutto spente. Paolina, che le è sempre vicina, intuisce, si rattrista, ma nasconde il suo cruccio. Con qualche anno in più, vive il dramma di una bambina che sa di dover perdere assai presto la mamma. Paolina, Paolina, vieni. A Paolina capitava spesso, non solo quella volta, di incontrarsi con il povero di un tempo. Gli portava quanto era rimasto o aveva racimolato sulla tavola imbandita a fine pranzo. Sono qui, Paolina. Che bel vestito. Ah, ecco.
detto tante volte. Ha scritto il Fossati. Sul termine dell'estate, i Di Rosa si portavano a passare l'autunno a Capriano, che era per così dire quasi un loro feudo. La popolazione era più docile di quella di altri paesi. Buona, grata, ospitale. La malattia di Camilla, com'è nelle caratteristiche di tale infermità, concedeva a volte alla colpita l'illusione di un miglioramento. Camilla tornava a muoversi con quel poco di brio che le era possibile, dando alla famiglia l'apporto del suo sorriso e della sua tenerezza. Aveva promesso la cioccolata col biscotti. Paolino. Ho terminato, signora, con questa. Ho spolverato per bene anche lo scrittoio. Sono morta di stanchezza, però come vi vuol bene la vostra Marietta. Paolina, Paolina, su, gioca col fratellino. Oh, sì. Dai. Dai, 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 ti prendo io. Ti prendo. L'ho presa. No, ecco qua. Andando al sesto capoverso, leggiamo quanto ci sta a cuore. Sei più colorita oggi, cara. Hai una bella cera. Cattiva, brutta tu! Sei un prepotente, lo sai? Cattiva! Bambini, che fate? Sei cattiva! Non dovete litigare. Proprio tu, Paolina. È morta il giorno di Natale del 1824, a 38 anni. Neve di fuori, si era spenta una fiamma meravigliosa. Un vento freddo soffia sull'animo di Paolina, ma si riprende anche se il vuoto rimane. È nel santuario delle grazie. Propongo una cosa. Vuoi tu diventare ora la mia mamma? Prendimi, prendimi, prendimi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è teco. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto frutto del seno tuo, Gesù. Paola andrà in collegio. Vi rimarrà alcuni anni senza poterne uscire, neppure per brevi periodi. Continua ad essere brava così, Paolina.
Io mi fermo qui e ti aspetto. Signor Clemente. Aspetto il tuo ritorno. Arrivederci. Ti saluto, Paolina. Tornerò a trovarti di tanto in tanto. Addio, papà. Il mio papà. Papà! Vieni, su, vieni. Ma che cosa hai fatto? No, perché tu mi l'hai letto, ma me l'hai fatto subito. Oh, ciao! Ma no, sei sempre stato tu.
Abbi pazienza, Paolina, abbi pazienza. Dio ti è vicino e conosce il tuo sacrificio. Sopporta, per amore di lui. Promettilo a te stessa. Così. Ecco. Brava. Era di una carità squisita. Sopportava le calunnie, le provocazioni. Ardeva dal desiderio di patire. Le compagne ingiustamente la canzonavano. A volte diventavano provocatorie. Ma lei, quanta sopportazione e mortificazione. La notte è lunga per chi non riesce a dormire. I pensieri, i ricordi, le nostalgie di casa. Tutto questo è un gran tormento. Prendere il sonno, non pensare più a niente. Dormire, dormire ad ogni costo. I tetti di casa mia, basta allungare la mano per toccarli. E invece sono dopo quelle case. Quando li vedrò dalla finestra di casa mia? Quanti anni ancora per tornare a casa? Paolina ha ormai 15 anni. Si è fatta più snella. Dentro di lei la luce si è fatta più luce. Il convento non è più una prigione. La muraglia che lo circonda permette di guardare al di là di essa. Sono Cassandra San Gervasio. Fui compagna di Paolina al convento delle Visitandine. La ricordo come se fossero passati alcuni mesi. Cara Paolina, spesso dormiva per mortificazione sul nudo pavimento. E tutto questo soffrire per me, sì, tutto per me, proprio per me. Lo diceva con tale espressione che a dispetto degli anni, dei tanti trascorsi, me lo sento ancora risuonare all'orecchio.
mano a mano che il tempo passava, ci sentivamo trascinate sempre più dal suo esempio. Ne ero tutta presa. Sovente mi sorprendevo in solitudine a meditare sulle sue parole, sugli atteggiamenti, sulla coerenza del suo pensiero. Carità, carità, qualcosa per mangiare. Carità, carità. Mi capitò un giorno di avere in mano una busta con dentro del denaro fattomi avere da casa per spese mie. E diedi tutto al povero, come in altre occasioni aveva fatto Paolina. Era stata capace di suscitare in me una corrente d'amore per i poveri, i diseredati, i bisognosi in spirito. Un senso di vera carità permeava ogni sua azione. Spesso mi astraevo in questi pensieri. Me lo disse un giorno Ottavia, sorella di Paolina, tornata in convento con l'intenzione di diventare religiosa. Quale statura anche lei. A che pensavi, Cassandra? Ti sono stata accanto per minuti interi e non te ne sei accorta. Guardinga, salgo le scale per andare da lei. Avanzo senza far rumore. Perfino il rumore dei passi si amplificava su quell'ampio scalone. Ottavia mi dice di avere scritto una lettera a Paolina. Le è costata assai. Ha esitato nell'accingersi a scriverla. Ma non poteva dispensarsi. Spetta ora a me completare l'opera di persuasione. La ragione? Ottavia ha decisamente optato per la professione religiosa. È gioco forza, lo impongono le regole, evitare di parlare, se non per motivi di stretta necessità, anche con le persone dello stesso sangue. È un grave sacrificio che anche Paolina deve saper imporsi. È dura la rinuncia, ma non è possibile né giusto altrimenti. Quando Paolina viene a sapere questo, non si rassegna. Decide di raggiungere in cella la sorella. Ottavia è in estasi. Vive in una dimensione diversa, trascendente. Bel pianeta, che con la sfolgorante tua luce illumini tutta questa povera terra. Dimmi, egli è bello? Ed egli mi risponde, i miei splendori sono ombre nel raffronto. Splendori adornate il firmamento, dite, è grande, magnifica la gloria del Signore. Infinitamente, non siamo che il povero sgabello ai suoi piedi. I fiori dei campi, le rose, i gigli, mi parlano di voi con tenerezza così viva che mi sento venir meno. E tu, Paolina, sei un po' smagrita. Mangio, papà. Sapete, c'è stato un momento in cui non avevo appetito, ma ora mangio.
Sei pallida, Paolina. Devi farti più forte. Dice il Fossati. Uscita di collegio, ella sa che non è destinata alla vita claustrale, nonostante l'esempio della sorella. Ancora non sa quello che dovrà fare. Ha escluso la vita monastica, ma non conosce la vita religiosa attiva che sta spuntando qua e là fra le rovine del ciclone francese. È uscita di collegio e devo abituarla a dirigere la casa. Ne ho bisogno. La mia famiglia è numerosa e l'organizzazione interna di una casa patrizia è complicata. Dalle scuderie alla cucina, al guardaroba, agli appartamenti, dai granai ai solai, alle cantine, con tutte le persone della servitù. Tra i domestici in casa si sono verificati abusi e disordini. Con senso pratico, Paolina dà le sue disposizioni. Tutto è in ordine, i pettegolezzi banditi, orari osservati, pulizia e diligenza in ogni luogo. Si interessa sempre delle persone di servizio. La sua carità è grande. Se qualcuno si ammala, lo cura lei stessa, come uno della famiglia. È così, temuta perché giusta, stimata perché virtuosa, amata perché caritatevole. È l'alba. Paolina è già in piedi. Incontrare il mattino è respirare aria leggera, assistere a qualche cosa che nasce e si prepara a vivere. Signore Padre, Signore Spirito Santo. C'è qualcuno alle spalle di loro. È nell'ombra, appena dentro la porta d'ingresso. Si farà presto vivo con Clemente per una proposta che gli sta particolarmente a cuore. Buongiorno, Conte. Prego, accomodatevi. Prego. Sono qui ad ascoltarvi con le mie migliori intenzioni. Vi premetto che Paola è fanciulla illibata, non ha nessuna esperienza d'amore, credetemi. Alla proposta di matrimonio non ci ha mai pensato. L'argomento, fino ad oggi, non è stato nemmeno sfiorato. Capisco, i miei sentimenti sono pari ai sentimenti della vostra figlia. È tempo ormai che io mi sposi, che mi faccia una famiglia. Dare a Paola, in ogni momento, la prova del mio amore fedele. Sì, conosco il vostro blasone. È assai illustre, come illustri i vostri antenati. Ben si fonderebbe con il nostro nome. Quali sono i tangibili elementi su cui volete edificare il tempio della famiglia? Marietta, ma che fai? È vergognoso questo tuo origliare. È perlomeno meschino. Ed estremamente ineducato. Ne parlerò a Paolina con molta accortezza. Vi sono grato. Vi assicuro il mio appoggio, la mia fiducia, il mio buon volere. Del vostro proclamato amore risponderanno poi le prove, non solo le parole. Vi rivedrò. La saluto. Paolina! Paolina! Marietta. Marietta, ho capito, non dovevo fare così. Scusami. Sono veramente pentita. Perdonami.
Non è il caso di insistere con Paolina. Non ha alcuna intenzione di maritarsi. Un giorno, quando io mancherò, potrebbe trovarsi veramente sola. Forse non le basterebbero le buone qualità e il suo amore per il prossimo. Paolina è irremovibile, credetemi. Capisco le vostre buone intenzioni, ma... Da quando Paolina è rientrata in famiglia, gli impegni si sono fatti sempre più fitti. Le ho affidato parte dell'amministrazione dei miei beni. Lei fa le cose con ordine, con diligenza. Ho pensato di affidarle la conduzione della filanda di acqua fredda. Un bel impegno. Un grosso impegno. Veramente. Come sai, sono più di 60 le lavoratrici. Tra loro corrono spesso parole grosse. C'è disordine. Non c'è senso vicendevole di rispetto. Spesso si bestemmia. Ci si accapiglia. Ti aiuterò nell'amministrazione. Per il resto, la filanda è tua. Devi condurla con i tuoi mezzi. Un bel impegno, papà. Non dubitate, però, saprò farcela. Brava. Benvenuti! Benvenuti, signori! Buongiorno, signor Cavaliere. Oh, Paolina, benvenuta. Avete visto che bel sole? Giornate meravigliose. Quale regalo. Oh, che bella festa è per tutti noi. Insomma, rega, prova tanto, dovrai calare nei loro sentimenti, nel senso che tanto si addice a te. Non sono donne facili. Ti sarà più agevole un discorso con le anziane. Sono a volte madri di famiglie numerose. Anche nonne. Bello questo sì, figlio. Sono soddisfatto. È robusto, vero? Potrà capitarti di trovare delle creature malaticce. Certune purtroppo debbono lasciare il lavoro, non potendo sopportare le scorie di seta in aria. Hai una brutta tosse. Ti ha visitato il dottore? Sono andata una volta dal dottore, poi mi sono desmentegata. Risparmiati. Lavora un po' sì, meno. Sì, signora. È un dovere che hai verso di te. Curati. La salute è una sola. Penso che ci riuscirai. Curati, davvero. Paolina, tu sei molto comunicativa. Un dialogo probabilmente scabroso hai più. Ma tu, che sai essere amica, saprai farti voler bene. A dispetto di una loro congenita perplessità. Una crepuna! E non impressionarti se talvolta scoppieranno diverbi, dispute. Usano parole minacciose, prive di misura. Ti capiterà di dover sedare con energia questi loro litigi. Per il bene della comunità, sii decisa, ferma, risoluta. Vincerà alla fine la tua dolcezza. Ti vedo a casa. Giovanni! Vieni, su. Andiamo. Quando le altre dormono, questa sera alle 10.